ossia al femminile. Posizioniamoci nelle impostazioni, quindi setting, e andiamo a definire i parametri dell'indirizzo IP che non abbiamo precedentemente configurato dal telefono. Inseriamo quindi, dopo aver verificato l'indirizzo IP e la subnet mask, il gateway, quindi 192.168.0.2 nel nostro caso, e il server DNS. Il server DNS ci servirà affinché il telefono possa navigare in internet e quindi potrà aggiornarsi la data e l'ora. Come server DNS inseriamo l'indirizzo IP del centralino. Scorriamo le impostazioni e definiamo ad esempio il formato della data e dell'ora ed infine procediamo con il salvataggio e quindi il riavvio del telefono.